Sindaco Sessa, buongiorno e ben ritrovato sui nostri canali. Salve Sindaco. Salve a tutti, buongiorno. Allora, stamane comincerei da opere pubbliche, ci vuole fare un aggiornamento? Sì, sono in corso di realizzazione diverse opere pubbliche. La settimana prossima inizieranno a uscire in bandi per finanziamenti che abbiamo ottenuto con il PNRR, quindi in primavera inizieranno una serie di lavori, iniziando dall'asilo nido adiacente alle scuole, l'edificio scolastico di Rancusi, che permetterà non solo di avere un asilo nido all'avanguardia e di ultima generazione, ma anche di riqualificare un'area degradata del nostro territorio, che era l'area che ospitava gli ex prefabbricati. Finanziamento da 1 milione di euro, come ho detto, settimana prossima uscirà il bando di gara e procederemo spediti. La stessa cosa per Vignadonica, un bene che abbiamo che è stato confiscato alla mafia. Poi abbiamo presentato un progetto per farne una casa delle politiche sociali, finanziato per circa 1,5 milioni di euro. Anche lì a breve ci sarà il bando per la realizzazione dell'intervento, dove, come dicevo, ci sarà la casa delle politiche sociali, dove inseriremo tutti i nostri sportelli comunali, quindi i sportelli di ascolto, sportelli di aiuto per chi è in difficoltà. Stiamo continuando con il rifacimento del manto stradale, abbiamo terminato appunto via Giovanni Paolo II e tutte le strade della nostra zona industriale. Il tempo ci ha fermato un po', ma continueremo ancora sulla strada statale 88 e su altre strade interne. Così come è stato pubblicato il bando per l'affidamento del chioschetto nella villa comunale di Fisciano, che prevede anche la realizzazione di un nuovo parco giochi, sarebbe il settimo che realizziamo, e poi a breve inizieranno anche i lavori per la realizzazione di un altro parco giochi nella frazione Bolano. Quindi, diciamo, in questi anni abbiamo realizzato circa 8 parchi giochi, oltre 8 aree aggregative che possono solo che far bene alle nostre famiglie e ai nostri bambini. Bene Sindaco, si avvicinano anche, diciamo, i PNRR, sono i finanziamenti, anche Fisciano beneficerà di queste agevolazioni. Gli interventi che ho detto prima sono tutti finanziati dal PNRR. Abbiamo ottenuto anche un altro finanziamento per il rifacimento degli infissi e la riqualificazione energetica di 4 edifici scolastici, quindi Rancusi, Soccorso, Pizzolano e Fisciano beneficeranno di questo finanziamento, sempre PNRR. Aspettiamo soltanto il decreto definitivo che ci permetterà di cambiare appunto tutti gli infissi che necessitano già da anni di essere sostituiti, ma anche di realizzare una serie di fotovoltaici che permetteranno non solo di efficientare le nostre scuole a livello energetico, ma anche di farci ottenere un risparmio che di questi tempi, con gli aumenti che ci sono stati, fa bene anche agli enti comunali. Tra l'altro abbiamo espletato il bando per due figure che dovranno aiutarci sia nella progettazione, un tecnico per la progettazione dei bandi che sono in corso di uscita, sia un rendicontatore, quindi due persone per 3 anni, con un bando sempre finanziato dal PNRR e quindi non con soldi comunali, ci potranno coadiuvare e dare una mano per intercettare quanti più finanziamenti possibile per il nostro territorio. Chiudiamo con le assunzioni di nuovo personale in comune. Sì, questo era uno dei punti principali, perché nel corso degli ultimi anni, anche dovuto a quota 100, avevamo perso circa 25 unità di personale. Piano piano stiamo recuperando, sia con utilizzo di graduatorie che con le mobilità. Dopodiché, espletate queste due procedure, ci saranno i concorsi. Abbiamo già incardinato 3 nuove figure, un avvocato che quindi permetterà anche la costituzione di un ufficio legale che ci consentirà di risparmiare e di centralizzare tutti i contenziosi in un unico ufficio, e 2 impiegati amministrativi C che saranno collocati all'anagrafe e al protocollo. Sono in arrivo due tecnici, quindi per fine febbraio arriveranno 2 nuovi tecnici che ci permetteranno di programmare ancora meglio appunto i lavori dell'ufficio tecnico, che è un ufficio nevralgico appunto di tutte le amministrazioni, quindi potranno coadiuvare quell'ufficio. E poi ci sono altre 3 figure che arriveranno per mobilità. Abbiamo già chiuso il bando, dobbiamo solo fare colloqui. Dopodiché, con questi ingressi, quindi che sono 8 nuovi ingressi, poi ci saranno i bandi che ci permetteranno entro fine anno di
di collocare qui circa 25 persone e quindi di sostituire completamente chi in questi anni si è andato in pensione. Questo è un punto fondamentale perché la macchina ammessa deve funzionare, deve camminare, deve correre soprattutto in questo periodo e questo può essere fatto solo se ci sono le giuste competenze e ci sono il personale adatto affinché questo avvenga. Bene, Sindaco, grazie per il tempo che ci ha concesso. Ci risentiamo nelle prossime settimane. Grazie a voi.